Quando siamo arrivati al momento della nostra intervista e del nostro approfondimento sul comune di Castelgrande di cui stiamo parlando in questa puntata di On Air, abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica Maria Grazia Mellillo, assessore vice sindaco di Castelgrande. Ciao Maria Grazia! Salve, buonasera! Ciao, buonasera cara. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per essere qua, per essere intervenuta, averci dedicato un pochettino del tuo tempo. Anzitutto congratulazioni, insomma, per la nuova carica. Grazie mille. Come dicevamo prima a telefono, una bella responsabilità, bella sì, nel senso di gioiosa, no? Perché poi ti dà l'opportunità di occuparti di tante cose che magari ti stanno a cuore. Sì, mi occupo appieno delle cose che insomma sono richieste, tante responsabilità e tante attenzioni in più. Sì, ma tra l'altro dopo aver fatto questa visita al tuo bellissimo borgo, devo dire che è quello che mi è arrivato proprio un grande amore per Castelgrande da parte dei suoi abitanti, no? Sì, siamo molto diciamo attenti e perché il nostro paese, soprattutto Castelgrande è Castelgrande, come dico sempre, sì. Occupa sempre un pezzettino del proprio cuore in ognuno di noi, a prescindere di dove andremo, di dove saremo in futuro. No, ma traspare perché, come dicevo prima durante la diretta, effettivamente camminando per le vie del borgo assolutamente traspare proprio questa cura, questo amore. Ma c'è anche tanto da vedere a Castelgrande, no Maria Grazia? Non solo nel centro storico, anche fuori. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora come attrazione turistica abbiamo innanzitutto l'osservatorio, come in molti conoscono. Oggi, al giorno d'oggi, abbiamo l'astronomo Sergej Mas che si sta occupando di vetrini spaziali e quindi per chi fosse interessato a fare una visita guidata all'osservatorio può contattare direttamente la pagina Facebook. Quindi una visita guidata consigliatissima, è molto molto preparato e soprattutto oltre diciamo alla preparazione turistica dall'osservatorio, dalla località dove è situato, si può ammirare un belvedere stupendo e consigliatissimo è il tramonto da vedere. Abbiamo un panorama stupendo. Ne so qualcosa perché quando sono venuta insieme a te all'osservatorio effettivamente era l'ora del tramonto ed era bellissimo, molto molto suggestivo. Poi devo dire Sergej anche molto alla mano, quindi preparatissimo, che dà un sacco di informazioni, si presta proprio a rispondere a un sacco di domande, quindi per tutti gli appassionati di astronomia assolutamente andate. Però poi c'è tanto altro anche nel centro storico di Castelgrande. Per esempio, cosa si può fare, cosa si può vedere a Castelgrande? Allora, le passeggiate nel centro storico è una cosa diciamo da fare, soprattutto si può vedere la chiesa principale, la chiesa madre, e da lì, da dietro la chiesa abbiamo anche un altro belvedere. Si vede la parte di giù del paese e anche una parte della Campania, dato che noi ci troviamo al confine con la Campania. Poi abbiamo i ruderi del castello che sono pochissimi e si trovano nella parte più alta proprio del centro storico del paese, dove anche lì c'è una vista mozzafiato. E poi abbiamo anche un'altra attrazione, il parco botanico che da poco è stato inaugurato da una nuova associazione che si occupa di accudirlo e quindi per chi fosse interessato può venire a vederlo. E soprattutto una cosa molto bella è la casa delle farfalle, le farfalle che costituiscono un fattore molto principale del parco botanico. Sì, infatti. Poi abbiamo. Sì, scusami, ti ho interrotto, dimmi. No. Poi ci sono anche altre attività outdoor che si possono realizzare, dato che ci troviamo in piena montagna e nel pieno verde, quindi escursioni in montagna, trekking, canyoning e tutte queste attività per chi è appassionato di natura e chi diciamo vuole trovare un po' di pace nelle nostre zone.
Sì, beh, infatti si respira assolutamente un bel clima, proprio un'aria molto tranquilla, molto serena, cioè una località proprio adatta per vivere dei giorni in relax. Ma tra l'altro, oltre all'orto botanico, insomma, che è veramente una bellissima location, molto bella anche questa iniziativa della Casa delle Farfalle. Se parliamo di natura, per esempio, c'è anche questa bellissima chiesa, questo santuario di Santa Maria di Costantinopoli, che è immerso nel verde. Si trova giù in paese, nella parte bassa del paese. Mm-hmm. Sì, per chi diciamo ama le visite, diciamo, religiose, la scoperta di nuove chiese, vuole vedere nuove chiese, è molto consigliata la chiesa di Santa Maria, data la sua peculiarità, il suo modo di essere fatta, di essere costruita. Sì, sì. Certo. Soprattutto perché è nascosta. Infatti sì, non è una cosa che tutti conoscono, diciamo, forse no. Più le persone del posto, no? Sì, sì, perché diciamo non è il pieno centro del paese, quindi uno ti dice cosa c'è a Castelgrande, non ti dice subito la chiesa di Santa Maria, anche per il fatto di comodità pure, però ne vale la pena, per i visitatori che vengono a Castelgrande ne vale la pena. Si può arrivare anche a piedi, giusto? Sì, sì, a piedi al paese 10 minuti e sei arrivato, ci metti più con la macchina facendo il giro. Mm. Sì, perché io infatti quando è la festa il martedì dopo la Pentecoste, con la processione scendiamo a piedi, per arrivare in carità. Sì, diciamo che comunque sono tante le attività che si possono proporre proprio per chi ama stare a contatto con la natura, per chi ama anche l'attività fisica, perché no, infatti tu prima parlavi anche del trekking, escursionismo, diciamo il territorio si presta molto bene perché comunque Castelgrande è proprio immerso nel verde, quindi attorno c'è veramente tanto da vedere, tanto da fare, quindi al di là del borgo e del centro storico. Sì, sì. Allora, tanto. Guarda Maria Grazia, io ti ringrazio molto e ovviamente spero di vederti presto, speriamo di sentirci presto. Ti aspettiamo anche per gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Okay. Venite. Assolutamente, infatti lo scopo era questo, proprio fare un po' di promozione a Castelgrande, invitare le persone proprio ad andare a visitare questo borgo così grazioso. Grazie mille cara Maria Grazia, allora alla prossima, ciao, ti mandiamo un abbraccio. Disponibilità. Grazie a te. A presto. Ciao. A presto. Ciao Maria Grazia.